Sommes nous solodi de l'undèche édition spéciale consacrée à l'agression de Yulinter contre Ivan Colonne andé à Brigeot d'Arles, des stades rassurés à l'hospital nord de Marseille, andé au stade gridigo, une inquiète à Diembalo, et réserve une argentina de personnes si sont adunides in Nayachu, Bastia et Corti, en Deogalma. La rédaction si mobilisée, d'un coup, un dispositif exceptionnel, seremo in diretta de Marseille, en coup, Marc-Antoine Renucci, de Gargès, en coup, Jean-Philippe Matei Ponderemo di noi in corte in cu Paul Salor. Salute a tutti, benvenuti dunque in destu Corsica Prima speciale Bibrobongo d'onda subito dunque in Marseille in diretta dare droit a Marc-Antoine Renucci. Salute a voi, siete in diretta davanti all'ospedale nord dove le curado di voi eri Ivan Colonna diende un coma anossico precisamente. Allora avete di più informazioni stamane? Et au Frédéric, quand même, quelques informations n'ont plus justement. Les docteurs, ils parlent à nous un prix des gommes post-anoxiques, mais, et c'est important, c'est là que nous avons maintenant 40 docteurs, ils parlent d'un diagnostic plus précis, surtout en compte au caractère irréversible du stade de santé d'Ivan Colonna. Alors, à Damminto, à Gavamila, d'Ivan Colonna, et d'un tagui en Marseille, à Rizera, c'est aux violos d'Ambati, aux fratello Stéphane, et torna d'autres parents. Second, à nos informations, non so mica andata a vedere Ivan Colonna stamani perché i visiti cominciano a mezz'ora. D'altronde si può dire che il dispositivo di polizia qui all'ospedale è assai importante e che per noi è impossibile d'entrare nel bastimento. Allora, Marc-Antoine, abbiamo come d'altri media ricevuto delle informazioni, si può dire, più che contraddittorie non la salute di Ivan Colonna, certo che veniva anche da persone più che vicino di vittima. Oui, exactement. À Rimani, les médias ont eu prima l'information da parte da famiglia di certi poliziers e anche di certi dottori che Ivan Colonna era morto. E poi dopo, gli stessi persone hanno parlato di coma post-anoxico, vale a dire che l'osso cervello è stato privato d'ossigeno durante un certo tempo. C'è stata dunque una confusione durante 2 o 3 ore, si può dire. Ma ora si può parlare di maniera sicura di coma e c'è dunque questa piccola, piccola speranza per Ivan Colonna. Ringraziamo per il suo punto in diretto da Marseille, Marc-Antoine Renucci, Jennifer Cappai da Redo, a Gamera di Robongova, di Redroa, un altro diretto, di quello in Cardiese, Jean-Philippe Mattei, saluta voi, siete dunque nel paese di Ivan Colonna, e come è stata accolta stamane a notizia da popolazione sopra luogo? Saluto Frédéric, beh, stamane si può dire che la situazione in Cardiese è tesa. Siamo venuti ieri di un paese d'origine di Ivan Colonna, siamo codati verso le ore e mezzo con Stéphane Lapera, patroa di gente che bulariano reagisce all'atto accaduto. Ivan Colonna rimane in Marseille, un militante nazionalista condannato per la morte, il prefetto Rignac. Ciò che si può dire, Paraguay, e che in gora al paese abbiamo trovato qualche persona che discutavano tra di ed un abbulsuto reagisce di sicuro animo di petta a camera a ci pensavo ma niente si dice sorpresa, trista e in colera di petta all'aggressione da rimane certi dicono che è una disgrazia a tamante che è stato da una parte di responsabilità assai maior e pareti dicono che Ivan Colonna è come un frate di pareti più in giù abbiamo trovato qualche anzianette persone ci hanno detto che il paese di Gardiese era maledetto di peta un contesto generale o trattamento di un prigioniere ospitalizzato in Marsella in situazione di coma post-anoxico è intesa Marc-Antoine Renucci qualche minuto fa a Nanta Uborto ne manco una persona nemmeno di non passprimesi ecco l'elemento Frederic a quest'ora tutto ognuno palisedia che è troppo presto per là soprattutto sotto il golpe dell'emozione soprattutto per rispetto per la famiglia Colonna i più vicini manca di un si sono cospressi ne manco un mare la famiglia Colonna Risera ha in un comunicato ha detto che è costato d'ora rende conti, ne appareremo forse appena un coup di più da qui a stamane qui in Cardiese. Ringraziamo Jean-Philippe Incu, Stéphane Lapera d'Aredo a Gamera. Una delle prime conseguenze di questa aggressione è che l'Università di Corsica in corte di bloccata di voi stamane, a diama di tutti gli indicati studentini. Paul Salor, saluto a voi. Vi ritroviamo a voi in diretta da Corti davanti all'Università. Gli indicati che chiamano di noi su dopo mezz'ora a un dibattito pubblico maggiore in qua popolazione.
Et Frédéric, qui in corti, a prima conseguenza di la situazione di Van Colonna, di donc un blocchime dell'università di Gorzi, che ha vidito da retame, da poi Samani un c'è mica Gorzi, qui la situazione a Poemudi è piuttosto tesa, si prepara sa assemblea generale che è terminata su dopo mezz'ora a due ore. Sarà nata un campo Grimaldi dell'università, a sa assemblea generale ci duaria essa, d'après sa inoci informazioni, a Gilles Simeoni, a Paul Félix Benedetti, anche Jean-Christophe Angelini, divati tutti l'eletti, tutti i capi matti nazionalisti, pa di scuda di assuida di ciò che sa da passare, di a mobilizzazioni, cada cresce o no, le mave da su dopo mezz'ora, ma qui siamo in Cutiara Vineroli, che è vice presidente, studenti dell'università, e che va nous expliquer un peu ce que vous attendez, les syndicats étudiants, de cette assemblée générale cet après-midi à Corté. Oui, bonjour. Alors oui, nous nous sommes réunis hier soir avec les trois syndicats nationalistes pour organiser aujourd'hui à 14h une assemblée générale où sont invités à participer les partis politiques ainsi que toutes les personnes qui souhaitent s'y rendre. Ce que nous attendons de cette assemblée générale, c'est une réaction forte de la part des politiques qui ne se limitent pas à de simples communiqués, c'est-à-dire une prise de position claire, radicale, ainsi qu'une mobilisation de tout le peuple corse, unidi, et que cet acte gravissime soit condamné et un rapprochement immédiat des prisonniers politiques corses. L'état d'esprit de la jeunesse, on le voit aujourd'hui, il y a ce blocage, il y a cette assemblée générale, il est à la mobilisation, on sent une certaine tension quand même. Alors l'état d'esprit de la jeunesse, je pense, est la même que l'état d'esprit du peuple corse, depuis hier, qui est dans un état de choc, de tristesse, de pensée, de soutien envers la famille, les proches d'Ivan Colonna, et un état aussi de colère, de forte colère, de révolte. Et la jeunesse est unie et sera unie dans les prochaines mobilisations qui sont à venir. Dernière question, Thierry Vignaroli. Comme les voix qu'on a entendues hier, vous aussi vous pointez la responsabilité de l'État. On l'a notamment vu dans une conférence de presse que vous avez faite ce matin. Bien évidemment, enfin, l'État est pour moi 100% responsable de cet acte gravissime, de ce drame. D'une part, parce que si Ivan Colonna avait pu bénéficier du rapprochement à la prison de Borgo en Corse, cela ne se serait pas passé. Deuxièmement, de par le titre de DPS que Ivan Colonna a, il devait être particulièrement surveillé, ce qui n'a visiblement pas été le cas. Comment est-ce possible que cela se soit passé avec ce statut-là ? Ça semble impossible. Merci beaucoup, Chiara Vignaroli. Allora, Frédéric, qui in corti, questa da sciogliere l'assemblea generale su dopo mezz'ora e podassi ad uniti, torna stasera come a risere in Bastia a Iace Corti. Engazzabi, Paul Salor, in cui Filippo Perù da Redo a Gamera. Biro Bongova di sta assente a reazione di Gilles Simeoni, o presidente di l'esecutivo, che era interrogato justamente nell'emissione Nanto a France Info. Les Corses, suite à un certain nombre d'incidents, et les détenus corses avaient été ciblés explicitement par des sites, des blogs et des réseaux islamistes radicaux en les désignant comme des cibles. Gilles Simeoni dit que l'État français a été défaillant dans le cas d'Ivan Colonna. Non mais l'État français, il apporte une protection à l'ensemble des détenus qui sont menacés. Ça, je le dis de manière très claire. Mon collègue Éric Dupond-Moretti pourra le redire. En l'occurrence, il ne pourra pas le redire, Éric Dupond-Moretti, puisqu'il a été l'avocat lui aussi d'Ivan Colonna et qu'il n'a pas le droit de parler de ce dossier. Il peut parler de la protection qu'il apporte aux détenus. Oui, mais pas de celui-ci en particulier. Aux détenus qui sont menacés, évidemment, dans nos établissements pénitentiaires. C'est le cas pour un certain nombre d'entre eux. Et dans ces cas-là, évidemment, nous faisons en sorte de limiter au maximum le risque pour eux et de les protéger. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte. On a par ailleurs déclenché une enquête administrative pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. Boltemo donc nanto a Stati Uniti che si sono sciolte a Beijing dei titoli e riserve in Deogalmo che l'Asia in Ajaccio, in Bastia e in Corti o riporto di François Albert Bernardi donc in quelle nostra squadra. In Ajaccio Gorzo Nabulio è stato bloccato una stonda da un fuoco acceso nanto a Strava. Davanti a prefettura la Unita e Pacifica in Carugno ci si trovano nazionalisti di tutte le strutture politiche o culturali, ma di non d'altre personalità pubbliche tocca assai da suo dramma. Je suis sous le coup de l'émotion et je veux pas que mes mots dépassent mes pensées, mais c'est un sentiment d'écœurement et de colère. Tous les prisonniers corses sont en danger. Que ce soit des prisonniers politiques, que ce soit des prisonniers de droit commun.
Si on nous avait écoutés, si notre demande légitime avait été prise en compte, on n'en serait pas là. Il n'y a pas d'omerta sur ce qui s'est passé. C'est la moindre des choses que l'on doit à la famille, que l'on doit à Yvan, et c'est la moindre des choses que la société doit à la famille et à Yvan. In cortini nu davanti a sotto prefettura quasi 500 persone, assai studenti, ma di non politici. Tutti aduniti all'infuori a bere un sostegno di sicuro, ma si pensa di già ai giorni belli. Naturalmente c'è una reazione d'adunida, un coup di dolo. Poi se chi andrà, se non una reazione d'odio, di fatto di gravità della situazione. Siamo qui in questo momento, in prima che tutto, in sostegno e in solidarietà, e bisognerà sicuramente una risposta più politica a ciò che si passa, in rispetto d'orna, ecco ciò che li voleranno in noi, i c'è assai gente che sono risultati, che sono veramente stomagati da ciò che si è passato e penso che ce la fa bene o più presto possibile o tempo di l'analisi di ciò che si è veramente passato stamane in Sabregio francese. In Bastia l'ambiente è piuttosto visivo e discorsate sono fatte di sussurri, quindi non si trovano assai militanti, responsabili nazionalisti, parecchi, chiamano alla Dunita. Les gens qui sont là, c'est des gens pacifistes, enfin ceux qui sont venus avec moi et non violents, mais on peut comprendre que certains peuvent prendre le chemin de la violence. Ci voleva un fronte patriota all'altezza di agativezza che ci porta stato e tanto ripiaremo la radio a strada del militantismo, da rivendicazione, per Mouchan, che da par noi possiamo cambiare, ma non c'è mica seguì negativezza ciuga. La mobilizzazione oggi non è mica solo un fatto di nazionalisti, si è visto una deliberazione in assemblea, si è visto in Parigi quei gruppi d'assemblea nazionale che hanno contattato, hanno avuto dei voghi, ma continua e qui in Parigi a rinforzare, ma allargare, e quindi a far capire che ciò che l'abbianti sta logica di morte. Dopo mezz'ora, due ore, ancora un'assemblea generale prevista tra studenti e parecchi movimenti nazionalisti per prevedere forse d'altra azione. Ecco, questa edizione speciale dunque consacrata a eseguiti dell'aggressione violenta di Ivan Colonna, che di sempre l'avete vista curata all'ospedale di Marsiglia. Volteremo di sicuro questa informazione a 7 ore in cui Marianne Romagni, per conto nostro, ci troviamo a 8 ore per vostre notizie in lingua corsa. Poi ci scusiamo, torna per questi piccoli incidenti in ragione dell'attualità. Buon appetito e a dopo.